E buonasera a tutta la trasmissione di Broadcast Italia, un dottore Pluto, professore Pluto e a tutti gli amici di fuori, gli amici di Palermo. Oggi è la vigilia di Natale e mi sono ricampata ora che sono andata a messa, e però mi è andata a scappare perché eravamo nella sacrestia che io parlavo con Padre Jerry. Rosina Pighi ci ha fatto un vino e c'è anche un usivo ed era un po' assittata con sacrestano che sciacratura irlandese non ci capisce niente e ci aveva insegnare i nomi dei periti e tirami sa duoco tutta scialata che ci faceva ripeti Tano Fuleppo Roberto e pesate. Poi ha cominciato la messa e c'era pure il coro dei picciritti che a Rosina si partiva per ammuzzicarli e andava a scappare. Poi me ne andai a Boccone del Povero perché ogni anno ci faccio il bruciolone coi piselli e ci metto pure qualche salamino. Rosina vitta un baibone che suonava a chitarra. Picchia su carrozzia a casa, anzi ora devo andare a vedere chi che mi stanno commentando, vi saluto. Rosino, onde sia mamma? Ma averi quando quittava per vedere Cenerentola che Rosina viene a dormire in cucina. Chi c'è capace che fa il numero verde e ci dice che suo madre la maltratta? Rosina! Rosina! Svegliati, è la mattina di Natale! Guarda che t'ha portato la mamma! Buon Natale, Rosina, buon Natale. Guarda che ti dà la mamma. Che brutto! Minchia, il solito, figlia mia, il solito. Tieni, mamma! Buon Natale! Sì, no, Rosina, l'ultima volta che mi fece un regalo c'era, ci trovavo un succio scafazzato ammucchiato sotto la fotografia di zio Franco. No, no, bella! Mi posso fidare, Rosina? Apri, apri! Rosina, che volevi andare a vedere il concerto al rispetto al front che ti piace Simone? Tu rogni il concerto, ricordi il culo! When the snowman brings a snow, well, I just might like to know. Got a great big pile upon somebody's face. Tante auguri a tutti! Volare, volare.